comunicare se il metodo che abbiamo messo a punto funziona e funziona in maniera affidabile. Purtroppo abbiamo un handicap che ci fa perdere buona parte della potenza di questo metodo. Avevamo immaginato di disporre di 4 fotocellule, ma in questo istante ne abbiamo soltanto 2 funzionanti. È possibile comunque utilizzare il metodo di cui abbiamo parlato se mostreremo che l'esperimento è ripetibile, vale a dire se lanciando più volte il carrello avremo dimostrato che la situazione fisica rimane identica, i tempi sono identici. Quindi utilizzeremo 2 volte le 2 fotocellule, prima in una poste in una posizione, poi poste in un'altra posizione. In ogni caso otterremo i 4 tempi che ci servono. Ma guardiamo per intero la nostra apparecchiatura. La rotaia a cuscino d'aria, i 4 cronometri digitali collegati, purtroppo, i primi 2 alle 2 fotocellule di cui disponiamo. Abbiamo qua una elettrocamera che trattiene il carrello fin tanto che questo interruttore non interromperà la corrente dell'elettrocamera, quindi liberando il carrello, e contemporaneamente si avvieranno tutti i cronometri digitali. Ora guardiamo come applicare una forza costante al corpo, perché la condizione fisica è questa. Vogliamo mostrare che l'accelerazione rimane costante quando la forza attraente è costante. Attraverso un filo di cotone in modo che la massa sia assolutamente trascurabile, è legato al nostro carrello un corpo di un certo peso che attraverso una carrucola, esercitando il proprio peso, mentre scende tirerà il nostro carrello con forza costante. Adesso possiamo passare alle misure, anzi, prima di fare le misure che utilizzeremo per verificare il metodo, dobbiamo intanto, abbiamo detto, verificare la ripetibilità dell'esperimento. E per questa ragione avvieremo più volte il carrello per vedere qual è la variabilità sui tempi tra una volta e l'altra. Accendiamo il compressore. Aspettiamo un po' perché arrivi alla potenza massima. Il filo è sulla carrucola, il peso è pressoché fermo, la bandierina è posta correttamente, le 2 fotocellule sono assolutamente affiancate, quindi distanti 2 cm e mezzo. Liberiamo il carrello. I tempi rilevati sono 0,569 e 0,585 e la differenza da 19 a 85 di 16 millesimi di secondo. Rifacciamo. Stessi identici valori. Sembra che l'esperimento sia ripetibile. Se anche avessimo avuto qualche millesimo di differenza, in ogni caso un millesimo è davvero tempo breve. Avremmo potuto comunque ripetere l'esperimento, però abbiamo verificato che lanciando più volte il carrello la situazione fisica rimane identica, quindi si ripetono gli stessi valori. Questo ci comporta, possiamo passare a fare le nostre misure per davvero. Accendiamo il carrello, dovrebbe il timer, il peso è fermo, il filo sulla carrucola, possiamo avviare le nostre misure. Ecco, i tempi sono 0,570, quindi un millesimo di differenza rispetto al prima,
0,585. C'è un millesimo di differenza anche nella distanza temporale tra la prima potenza e la seconda. Ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo spostare le fococerule in un'altra posizione, una qualunque, non ci importa granché quanto sia la distanza dall'avvio, purché questi due percorsi siano significativamente diversi. Abbiamo più o meno raddoppiato la distanza. Azzeriamo il timer, accendiamo il compressore, aspettiamo qualche istante. Facciamo la nostra misura. 0,788, 0,800. Però, dato che in questa nuova posizione non abbiamo verificato la ripetibilità, questa misura la rivedremo. Ricordiamoci, 0,788, 0,800. Se era affidabile per delle prossime misure.